Ciao a tutti da David. Seconda puntata della nostra amata rubrica Cantanti ieri e oggi, dove andremo ad ascoltare le performance di alcuni dei nostri cantanti preferiti quando erano più giovani, al top della loro forma, e li confronteremo con i giorni nostri. Pronti per continuare questo viaggio nel tempo insieme a me? Sigla! Ultimamente stiamo vivendo un ritorno sul palco di molte vecchie glorie degli anni 80 e 90. Artisti incredibili, i cui pezzi sono ancora delle hit mondiali nonostante siano passati decenni. Ma vale la pena andare ai loro concerti ora, oppure è bene ricordarseli com'erano e guardare magari delle vecchie registrazioni video nella comodità del nostro divano? Cerchiamo di capirlo andando a vedere come sono cambiati negli anni alcuni di loro. Iniziamo! Il primo cantante che voglio ascoltare è uno dei più famosi degli anni 80 e di cui vi ho parlato in un recente video, Jon Bon Jovi. Sentiamo come cantava dal vivo Living on a Prayer nel 1988. Bellissima! E non ci dimentichiamo che John ha sempre avuto dalla sua i grandi cori di Richie Sambora, chitarrista bravissimo e ottimo cantante. Sentiamo invece come se la cava oggi, 2020! Performance non è male, dai. Il timbro è rimasto anche molto simile, anche se sembra che abbia qualche difficoltà ad articolare, ma nel complesso il pezzo è assolutamente godibile anche dopo tanti anni. Sì, beh, per quanto riguarda i cori lo aiutano molto, questo è vero, e le risposte John non le canta, ma comunque un suo concerto ancora oggi merita. Peccato per Sambora che non è più nella band. Il prossimo cantante è uno a cui nelle vene scorre il rock, o forse dovrei dire la benzina. Sebastian Bach degli Skid Row. Ascoltiamo la bellissima 18 and Life nel 1989. Soldier!
timbro, carisma, energia, attitudine di palco, un bel aspetto a tratti quasi femminile. Questo ragazzo le aveva proprio tutte. Forse non era proprio precisissimo a livello di intonazione, ma sicuramente un grande cantante. Sentiamo com'è ai giorni nostri, 2019. Devo dire che l'attitudine è rimasta inalterata, ma anche l'intonazione è quella di un tempo. A parte gli scherzi, potenza, timbro e carisma ci sono ancora. Purtroppo gli anni non sono stati gentili con il suo aspetto. Un po' di ciccia in più e la bellezza di un tempo è decisamente sfiorita, ma è ancora una gran macchina da palco. Io l'ho visto live 3 volte e vi assicuro che è veramente divertente assistere a un suo concerto. E da Sebastian Bach passiamo ad un altro mito che ha iniziato a calcare i palchi nello stesso periodo, Axl Rose dei Guns N' Roses. Questa è Welcome to the Jungle, live nel 1992. Chi non ha amato e ama tuttora i Guns N' Roses? La voce di Axl è decisamente unica, che piaccia o meno, e dal vivo spaccava di brutto. Non era perfetto, ma era un frontman incredibile. Sarà ancora così? Vediamo come oggi, 2018. Il nostro Axl è decisamente cambiato, sia nell'aspetto che nella voce. I più cattivi dicono che somiglia al comico inglese Benny Hill. Vabbè, cattiveria a parte, la voce è meno graffiata e si appoggia più di un tempo sulla voce di testa. Considerando quanto ha spinto e cantato sempre al limite negli anni, si è conservata tutto sommato anche abbastanza bene. Diciamo che anche se la voce non è più la stessa e Axl è costretto ad addomesticare un po' i pezzi, lo spettacolo è sempre di notevole impatto. Il prossimo cantante è un altro che ha fatto la storia del rock, Klaus Meine degli Scorpions. Sentiamo la stupenda Still Loving You nel 1985. You should give me
Klaus ha sempre avuto una voce bellissima e molto risonante sulle frequenze medio-acute. Qui aveva già la bellezza di 37 anni, quindi non proprio un ragazzino, eppure sentite che voce. E ora ha la veneranda età di 73 anni, come se la caverà? Sentiamolo live nel 2020. Se proprio vogliamo essere pignoli, qualcosa ha perso. Ma stiamo parlando di un uomo di 73 anni che canta ancora alla grande. Sicuramente viene in suo aiuto il suo timbro naturale già acuto e medioso di per sé, ma indubbiamente non possiamo che inchinarci alla grandezza di uno che la storia del rock l'ha scritta e continua a farne parte nonostante gli anni. E parlando di storia del rock, come non menzionare i Toto? Questo è Bobby Kimball con i Toto nel 1980, Hold the Line. Bravissimo, veramente una voce e una performance notevoli. Bobby è famoso per aver cantato nei Toto canzoni come Hold the Line, ma anche Rosanna e Africa, forse la più celebre della band. Anche lui, come Klaus Meine, ha superato i 70 anni, oggi ne ha 74 per l'esattezza. Se la caverà ancora come allora sul palco, sentiamolo cantare Hold the Line live nel 2015. Bobby, che ti è successo? Purtroppo il tempo non è stato galante con Bobby Kimball, che mantiene una voce acuta, sì, ma completamente priva di grazia e controllo. Il chitarrista dei Toto, Steve Lukather, che è rimasto in buoni rapporti con Kimball, ha raccontato che Bobby non se la passa molto bene a livello di salute e che non ci sta proprio completamente con la testa. Peccato, per l'uomo prima di tutto e per il grande cantante che è stato. L'ultimo cantante che voglio ascoltare oggi è un fantastico cantautore americano, anche lui 74 anni compiuti, famosissimo per le colonne sonore di alcuni grandi film quali Top Gun, Rocky 4, Over the Top e Footloose. Sentiamo dunque Kenny Loggins proprio con la sua Footloose nel 1985. Hit the ceiling, or else I'll tear.
Certo che negli anni 80 avevano un gusto per l'abbigliamento a dir poco terrificante, ma compensavano con la capacità di fare musica. Avete sentito che spettacolo di canzone e che grandissima performance dal vivo? Come sarà oggi Kenny Loggins? Ricordiamoci che anche lui ha superato abbondantemente la settantina. Sentiamo se la musica scorre ancora nelle sue vene come una volta. Kenny Loggins Footloose Live 2019. Beh, che dire, invecchiato benissimo, sia vocalmente che nell'aspetto. In verità, avrei voluto farvi vedere un'altra canzone interpretata da Kenny Loggins, di cui però non ho trovato alcun live dell'epoca su YouTube. Ma voglio farvi sentire lo stesso un estratto di questo bellissimo pezzo, scritto dal nostro Giorgio Moroder per il film Top Gun, una canzone che io adoro. Sentite un po' come il nostro Kenny Loggins cantava nel 2016 Danger Zone. Ma quanto si può essere fighi anche a 70 anni? Anzi, è molto meglio ora che allora, sicuramente veste meglio. E ha mantenuto totalmente integro lo spirito e la musicalità dell'epoca, davvero un grande. Ok, si conclude qui il secondo episodio di Cantanti ieri e oggi. L'idea vi è decisamente piaciuta, visti i commenti, e mi avete già dato alcune idee per i prossimi episodi. Continuate a proporre, questo format lo portiamo avanti insieme. E non vi dimenticate di scrivere nei commenti che cosa ne pensate dei cantanti che abbiamo ascoltato oggi, perché sono assolutamente curioso di conoscere il vostro parere. E come al solito, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video!